Mi trovo a Vallo della Lucania presso l'Istituto Aldo Moro per incontrare la vicepreside, signora Francesca Serra, per parlare di un importante progetto a cui l'Istituto ha aderito che porta il nome di Acquasima Plastic Free. La nostra scuola Aldo Moro ha aderito a questo progetto Acquasì Plastic Free, ma Plastic Free promosso dal CONSAC in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e degli Alburni, e Legambiente, Campania, Regione Campania e Ministero dell'Ambiente. Abbiamo siglato con il CONSAC un protocollo d'intesa e questo progetto lo porteremo avanti nei prossimi mesi. In occasione di questo progetto siamo stati invitati come scuola, visto anche che la nostra scuola è molto sensibile alle tematiche ambientali e già precedentemente a questo progetto, siamo stati invitati a Roma il 5 dicembre, qualche giorno fa, con una rappresentanza di alunni, con un gruppo di docenti, il nostro dirigente professor Nicola Iavarone, e alla presenza del ministro Costa, ministro dell'Ambiente, e ministro Bussetti della Pubblica Istruzione, è stato appunto siglato questo protocollo. Il progetto consiste e sarà sviluppato in varie fasi. Prossimamente, nei prossimi giorni, verrà distribuito ad ogni bambino, alunno della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, una borraccia in alluminio, dove verrà messa appunto, verrà conservata l'acqua, quindi si eliminano tutte le bottigliette di plastica che i bambini portano a scuola. Questo verrà distribuito prossimamente dal CONSAC a tutti gli alunni, voglio ripetere, della scuola primaria e infanzia dei comuni soci proprio del CONSAC. Mi sembra che siano 13.000 bottigliette che verranno distribuite. Poi il ministro Costa si è impegnato a mandare nelle scuole gli erogatori proprio per conservare l'acqua, da dove possono riempire appunto la borraccia. Allora, nel progetto è proprio previsto un controllo periodico da parte del CONSAC con prelievi e analisi sulla qualità dell'acqua.